Siamo a Tarsia con il sindaco Antonio Scaglione. Sindaco, il grave dissesto idrogeologico continua a colpire ancora il già martoriato territorio di questo comune. E di ieri la recente notizia di un crollo nel centro storico e di lesioni in altre abitazioni che oggi hanno portato l'amministrazione a dover firmare delle ordinanze di sgombro. Ecco, che cosa è successo, sindaco? Ma quello che temevamo purtroppo è accaduto, abbiamo denunciato più volte. Le piogge di questi giorni hanno portato alla ribalta il nostro dissesto, abbiamo avuto tre sgombri, due dal centro storico, uno all'interno del paese, in un territorio ormai dissestato totalmente. È stata chiamata il responsabile dell'igiene civile di Cosenza, qui alla nostra promuova, e lo stesso ci hanno consigliato di fare questi sgombri. Ormai ci appelliamo alle istituzioni, sono comunale, perché intervengono, il nostro centro storico, il nostro territorio ormai sta avendo tantissime crepe che rischiano di morire da un momento all'altro. Prima che arriva qualche tragedia di brutto, è giusto fare tutti gli appelli possibili. Dopo ci appelliamo con tutte le nostre forze perché, affinché appunto si intervenga. Ieri, come avete visto, una casa è andata via, è crollata, ci sono delle case vicine abitate da persone e il rischio che possa succedere qualcosa di grave. Sindaco, le famiglie che futuro avranno? Che cosa succederà a queste famiglie adesso? Cosa succederà? Ma le famiglie dovremmo trovare un posto per loro, sono sgombro, però bisogna tenere presente che noi dal 2004 abbiamo altre famiglie sgomberate e non abbiamo finora nessuna risorsa per poter andare neanche a pagare gli affitti con queste famiglie. Il rischio è grande, i comuni sono in grosse situazioni come finanziaria messi male, ma cioè, ripeto, l'appello che facciamo forte, proprio a nome dell'intera comunità, del cittadino, che le istituzioni intervengano più presto, perché ripeto, i nostri incendi storici, i nostri paesi, la nostra bella regione rischiano di morire totalmente. C'è stata una protesta da parte degli abitanti? La gente è arrabbiata e hanno totalmente ragione, non si può dare torto a loro perché vivono in queste condizioni, con un pericolo che sta aumentando per il momento, giorno, ora per ora, e sono arrabbiati. Noi siamo vicini a loro, con tutte le nostre forze cercheremo di stargli vicino e di risolvere il problema. Ma ripeto, da soli non credo si possa fare tanto. Siamo sempre a Tarsia, a casa del consigliere di maggioranza, Rosaria Rende, dove abbiamo registrato una situazione veramente drammatica. La casa si sta praticamente dividendo in due parti. Che cosa sta succedendo? Da quanto tempo questa cosa? Allora, dalle prime piogge, circa due settimane fa, abbiamo visto i primi segni, però erano leggeri. Dopo invece la cosa è stata precipitosa e man mano la situazione è andata sempre degenerando fino ad arrivare in queste crepe. Purtroppo c'è lo sgombero in atto, dobbiamo andare via, non sappiamo dove andare, non sappiamo che cosa fare perché il nucleo familiare nostro è formato da 7 persone, poiché mia mamma e mio fratello che non sta bene, infatti mio fratello alla 104 ha problemi di salute, è a carico mio e purtroppo mi deve servire nel mio nucleo familiare. Quindi sta arrivando questa ordinanza di sgombero, il sindaco purtroppo si è trovato costretto a firmare, perché è stato un sopralluogo dei geologi, sì, no? Sì, è stato fatto un sopralluogo dal genio civile, sono venuti sia geologi che ingegneri e purtroppo ci hanno detto di evacuare e di andare via dello di sgombrare la zona perché è pericolosa. Non si sa se questa zona nuova può portare dietro la vecchia. Non ci hanno detto niente. Però noi siamo in una situazione un po' drammatica perché non è un fatto. Sì, è un fatto economico, però è un fatto pure. A livello psicologico, a un livello affettivo, perché io ci sono nata in questa casa, ho dei bei ricordi e non me ne sono voluta andare. Sono stata forse l'unica cittadina di Tarsia che sono rimasta a Tarsia, infatti opero nel sociale e voglio rimanere a Tarsia nel mio paese. Ovviamente abbiamo scoperto che la frana non si è fermata, ma è in atto. È in atto, sì, io sto facendo vedere a tanti amici, geologi e ingegneri, mi stanno dicendo tutti che la frana è in atto. La zona, l'area non è una breve area, andrebbe consolidata la zona, perciò cioè i fondi è la regione che ce li deve dare perché è una spesa molto, non è sostenibile da noi, da persone
dai cittadini. Ho capito. Quindi non ci resta che aspettare quello che saranno poi le prossime ore per capire anche voi che tipo di sistemazione dovrete trovare, perché qui non si può più stare, la situazione è pericolante, è grave, è a serio rischio e voi siete anche in sette. Ci aggiorneremo il prima possibile per sapere quali sono gli sviluppi. Per adesso ci salutiamo, Emanuele Armentano e Giuseppe Grazie, Montone. Grazie, cioè concludere con una riflessione, no? Non è prevenire, come si suol dire, è meglio che curare, perciò si può fare qualcosa per risanare la zona prima che avvenga qualcosa di grave, molto grave. Grazie.